Perché le vetture di Formula 1 in questa stagione sul dritto saltellano così tanto? Questo fastidioso effetto collaterale, detto porpoising, è dovuto alla nuova struttura aerodinamica delle monoposto di Formula 1. Come saprete, infatti, dal 2022 ci sono stati alcuni cambiamenti nel regolamento e uno di questi è proprio l'introduzione dell'effetto suolo nelle vetture, ovvero da questa stagione l'aerodinamica delle vetture non si basa più soprattutto sugli alettoni, come è successo in passato, come è successo praticamente fino alla scorsa stagione, ma si basa soprattutto sul particolare funzionamento del fondo della vettura. Ora ho qui un modellino della F310B di Michael Schumacher del 1997. Questa chiaramente non era una vettura con funzionamento a effetto suolo, però ho questo modellino così lo utilizziamo per fare degli esempi e cercare di capire come avviene questo movimento oscillatorio. Parlando del fondo, vi dicevo, queste vetture nuove hanno un funzionamento particolare dovuto soprattutto al loro fondo, perché sul fondo, a differenza di questa appunto che non era un'auto a effetto suolo, infatti vedete che ha il fondo piatto, le nuove auto sul fondo hanno delle scanalature, dette tunnel venturi, sono dei condotti che hanno appunto il compito di incanalare l'aria che passa sotto la vettura al fine di creare una differenza di pressione dell'aria stessa che genera praticamente un effetto risucchio che tiene la macchina incollata al suolo, da qui il nome effetto suolo. Semplificando al massimo, potremmo dire che il funzionamento del fondo delle vetture è molto simile al funzionamento di una ventosa, è come se il fondo fosse una gigante ventosa che ha appunto il compito di tenere la macchina incollata all'asfalto. Ebbene, al crescere della velocità, però, questo fondo, che di suo crea già tanto carico aerodinamico, ne crea ancora di più. Più è alta la velocità e più è alto il carico aerodinamico generato dal fondo, che quindi tende a schiacciare sempre di più la vettura verso il basso. Quando la velocità è particolarmente alta, ovvero in rettilineo, succede che la vettura è talmente schiacciata verso il basso che il fondo flette e va a toccare l'asfalto. Ve ne accorgete anche in TV guardando le gare o le qualifiche, perché le macchine emettono un sacco di scintille quando toccano col fondo. Quando vedete una macchina che rilascia scintille, ecco, sappiate che sta toccando, il fondo della macchina sta toccando con l'asfalto. Che succede quando la macchina tocca l'asfalto con il fondo? Succede che per un attimo tutto il carico aerodinamico viene rilasciato, quindi si crea un momento di stallo aerodinamico che è praticamente una frazione di secondo in cui la macchina rimane senza carico aerodinamico, quindi senza quella spinta verso il basso, e per cui succede che la macchina tende a risollevarsi. Chiaramente parliamo del fondo della macchina, perché la macchina è saldamente ancorata a terra, tutte e quattro le ruote ovviamente sono a terra, parliamo del fondo della macchina che dopo aver toccato l'asfalto tende quasi a rimbalzare, è come se rimbalzasse perché tocca il fondo, si crea un momento di stallo aerodinamico, quindi la macchina si risolleva leggermente, il fondo della macchina si risolleva leggermente. Che succede però quando questo accade? Che nel momento in cui la macchina si risolleva, nel momento in cui il fondo si risolleva dall'asfalto, ecco che i tunnel venturi ricominciano a funzionare, quindi ricominciano a creare quell'effetto risucchio, quell'effetto ventosa, tra virgolette, che di nuovo riporta la macchina giù. Quindi vediamo la macchina che letteralmente sembra quasi rimbalzare sull'asfalto, perché si rialza appena c'è lo stallo aerodinamico, ma poi appena si rialza e quindi appena l'aria ricomincia a fluire correttamente sul fondo, ricomincia a funzionare l'effetto risucchio e quindi di nuovo viene risucchiato a terra. Di nuovo tocca l'asfalto e quindi di nuovo ricomincia il loop, che dura fin quando il pilota non comincia a frenare in prossimità della curva successiva. Questo perché, come detto, questo effetto suolo è generato dall'altissima velocità, o meglio, l'effetto porpoising è generato dall'altissima velocità. Quindi quando il pilota frena, inizia a frenare per impostare la prossima curva, la velocità cala, cala l'effetto aerodinamico, cala il carico aerodinamico generato dall'effetto fondo. E quindi l'auto viene sempre schiacciata verso il terreno, ma non così tanto da toccare col fondo. Ecco perché vedete le macchine saltellare soltanto in rettilineo o comunque nei curboni molto veloci. Questo non succede in curva, non le vedete mai saltellare in curva perché la velocità non è sufficiente, non è tale da creare un carico aerodinamico sufficiente da spingere il fondo a contatto con l'asfalto. Cosa che invece accade in rettilineo, dove si superano ampiamente i 300 km/h, e più è alta la velocità e più è fastidioso l'effetto porpoising, che poi lo vedete anche in TV, genera quelle fastidiosissime, anche dannose sollecitazioni sul collo dei piloti, che praticamente li vediamo fare così dall'onboard, che sembrano come si chiamano, i pupazzetti quelli che fanno i bubble head. State fermi, ne ho uno, eccolo qua. L'effetto porpoising che fa fare questo movimento qui al collo dei poveri piloti.
che è una roba che chiaramente fa male a lunghe. L'abbiamo visto anche con Lewis Hamilton in qualche Gran Premio fa, dove ha faticato veramente tanto ad uscire dalla macchina per il mal di schiena, il mal di collo. Insomma, sono tutte sollecitazioni che alla schiena fanno malissimo se protratte per un'ora e mezza, due, quello che dura un Gran Premio. Chiaramente, come dicevo all'inizio, questo è un effetto collaterale, non è assolutamente voluto e non è stato possibile prevenirlo perché è un effetto che non puoi studiare in galleria del vento, è un effetto che si verifica soltanto quando la macchina è effettivamente in movimento su pista. E siccome sappiamo che i team non possono condurre dei test prestagionali privati, ma possono soltanto prendere parte ai test ufficiali organizzati dalla federazione, nessuno dei team si era accorto di questo problema fino ai test ufficiali. Se ne sono accorti tutti nei test prestagionali quando ormai era troppo tardi per intervenire. Infatti, tutte le scuderie ci stanno lavorando a stagione in corso. Alcune volte va meglio, alcune volte va peggio, dipende dalla pista, dipende dall'assetto. Una possibile soluzione al problema sarebbe quello di alzare l'assetto, quindi rendere la macchina un po' più alta da terra, proprio come assetto aerodinamico. Il problema è che più la macchina è alta da terra e più perdi in prestazioni, più vai piano. Quindi si tratta per tutti i team di trovare il giusto equilibrio, la giusta altezza, il giusto setup che consenta alla macchina di andare abbastanza veloce senza però generare un eccessivo porpoising. Prima di chiudere un piccolo cenno storico, perché il porpoising non è nuovo nel mondo della Formula 1, anzi se ne era parlato già ampiamente negli anni 80, quando le vetture ai tempi funzionavano ancora con l'effetto suolo, che poi è stato bandito per i pericoli che porta con sé, che magari potrebbero essere oggetto di un prossimo video. Fatemi sapere se può interessarvi l'argomento. Potremo approfondire rischi e benefici delle auto a effetto suolo. Qui mi limito a dirvi che poi è stato appunto bandito perché ci si era resi conto che era molto pericoloso. È molto pericoloso ancora oggi per alcuni aspetti, anche se le vetture di oggi sono molto più sicure di quelle di 30 anni fa. Però, insomma, di porpoising, tornando sull'argomento di oggi, se ne parlava già 30 anni fa, quando le auto funzionavano a effetto suolo, e si verificava di nuovo questo effetto perché è un effetto collaterale del funzionamento a effetto suolo di queste vetture. Per il video di oggi è tutto, pollicione in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se siete capitati qui per la prima volta, perché arriveranno un sacco di video come questo e tanto altro ancora. Sto preparando un sacco di contenuti sia sul mondo del motorsport, sulla Formula 1 in real life, diciamo tra virgolette, cose dal simulatore che vedrete appunto nei prossimi video. Quindi arrivano un bel po' di contenuti, per cui iscrivetevi e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto. Grazie ancora per aver visto il video fin qui. Ci vediamo con i prossimi contenuti. Un saluto.